Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Libri Isterici, dove ci riappropriamo del termine isterico, isterica, isteriche, per parlare di libri femministi. Il libro di cui vi parlo oggi è in realtà un manifesto, quindi è un libro molto molto breve, e sto parlando di Femminismo per il 99% di Cinzia Arruzza, Titi Battaceraia e Nancy Fraser. Questo libro è stato pubblicato in italiano con la traduzione di Alberto Prunetti per La Terza. Dicevo, è un libro molto breve, si legge veramente in un pomeriggio, però secondo me è passato un po' in sordina, comunque non ne ho sentito parlare tanto e secondo me si merita un po' più di spazio, per quello volevo dedicargli un video a sé stante e non solo quelle poche righe che avevo scritto sul blog nel riassunto delle mie letture mensili. Vi parlo di questo manifesto perché l'anno scorso è uscito un altro manifesto, e cioè Perché non sono femminista di Jessa Crispin, che in italiano è stato pubblicato da Sur con la traduzione di Giuliana Lupi e che a me non aveva fatto impazzire. Perché non mi aveva fatto impazzire e perché lo cito qui? Non per fare la gara a chi è più bello, né per dire nulla contro la Crispin che continuo a seguire e continua a piacermi, ma perché penso che Femminismo per il 99% sia riuscito a fare tante cose che in potenza avrebbe potuto fare anche la Crispin. Mi spiego. La sensazione che ho avuto io leggendo Perché non sono femminista è che i concetti fossero estremamente validi e quello che stesse dicendo la Crispin fossero tutte cose pienamente accettabili e vere. Il problema era il modo in cui lei si poneva, in cui lei era questa femminista praticamente perfetta, ultra radicale, che ci intimava di leggere la Dworkin e bell hooks, mentre noi povere femministe così mainstream, bianche, eccetera, sbagliavamo tutto. E da una parte è vero, aveva ragione. Però, ripeto, questo suo modo di porsi così pretenzioso e che alla fine ti lascia anche senza gli strumenti, senza mezzi per poterti migliorare, per poter studiare, per poter imparare, mi aveva dato veramente fastidio. Ecco, questo non succede con Femminismo per il 99%. Assolutamente. Anche qui si fa un distinguo fra quel tipo di femminismo che, se non erro, la Crispin definisce mainstream e il femminismo che risponde alla definizione del dizionario, però lo si fa secondo me in un modo molto più pregnante e interessante. In Femminismo per il 99% si parla di questo bivio che rappresenta le uniche due vie possibili. Una via è la via del femminismo dell'1%, il femminismo neoliberale di Sheryl Sandberg. Cosa significa? Significa quel tipo di femminismo corporate, per cui le donne vengono invitate a farsi avanti, ma che in verità è un tipo di femminismo che, oltre a tradire il significato vero del termine, fa anche il gioco del patriarcato, perché nel momento in cui la Sandberg ci dice che raggiungeremo la parità solamente nel momento in cui il 50% dei CEO e dirigenti saranno donne, capite anche voi che è un problema, perché se è permesso all'1% delle donne di arrivare ad essere Sheryl Sandberg è perché il restante 99%, che molto spesso sono donne immigrate o appartenenti a minoranze, sono là sotto a pulire i cocci di questo soffitto di cristallo che è stato rotto, infranto da Sheryl Sandberg e compagnia bella. Cosa succede quindi? Che questo tipo di femminismo si riempie la bocca di belle parole, ma prima di tutto non ha colto il punto del discorso e del femminismo in generale. E in secondo luogo continua a perpetuare una serie di operazioni che vanno ad opprimere la stragrande maggioranza della popolazione, perché se una donna può fare carriera a costo di altre donne che sono costrette a stare dietro la loro casa e ai loro figli, magari dedicando meno tempo alla propria di casa e ai propri di figli, c'è un problema. Se un'azienda può crescere e vantarsi di avere chissà quale diversity nel suo consiglio di amministrazione, ma poi va a impiegare donne in Bangladesh che vengono pagate due noccioline, insomma, e non hanno praticamente diritti, di nuovo c'è un problema. Di cosa si parla quindi nel femminismo per il 99%? Si parla di un femminismo
che si contrappone completamente a questo tipo di sistema neoliberale. Cosa significa questo? Significa che il femminismo, per essere tale, deve essere per il 99%, e con 99% non si intende, come si potrebbe banalmente pensare, il 99% delle donne o il 99% degli appartenenti a minoranze, eccetera. No, si intende proprio il 99% delle persone. Questo perché? Perché il femminismo per il 99% è un tipo di femminismo che vuole essere universale, che vuole essere ovviamente intersezionale, ma anche anticapitalista, antirazzista, antiomofobo e transfobico, anticolonialista ed ecologico. Cosa significa questo? Significa che non è un movimento separatista dove io combatto per l'uguaglianza delle donne, io combatto per quelli che sono considerati tradizionalmente i temi del femminismo e non mi importa se nel frattempo, non lo so, non sono democratica o sto sfruttando persone. Non vuol dire che il femminismo si occupa di temi, di tematiche che appunto normalmente si rifanno al femminismo senza curarsi delle conseguenze, senza curarsi del fatto che facendo magari questa cosa A sto opprimendo queste persone, come appunto può essere il femminismo alla Sheryl Sandberg, come dicevo prima. Ma è un femminismo che vuole unire le forze con altri gruppi. È un femminismo che vuole unirsi ai gruppi ambientalisti, a chi si oppone al razzismo e combatte contro il razzismo, a chi combatte contro il neocolonialismo, e così via. Per questo fa l'esempio delle donne che hanno lanciato lo sciopero internazionale nel giorno della festa della donna, perché ricordiamolo, la festa della donna inizialmente conteneva anche la parola lavoratrici, cioè aveva un accento anche sul lavoro, non era una festa così dove regalare le mimose e andare a vedere gli spogliarelli, aveva un significato politico molto importante ed è quello che è stato cercato di essere riportato in auge, collegandolo anche ad un altro aspetto molto importante su cui le autrici insistono molto, e cioè il concetto di riproduzione sociale. Cos'è la riproduzione sociale? In pratica, cosa succede? Se noi viviamo in un sistema che si basa sul profitto, perché ci possa essere profitto, ci devono essere le persone che generano questo profitto. Ma con riproduzione sociale non si intende semplicemente il fatto di avere figli che poi andranno ad occupare il mio posto e a continuare a generare profitto per gli azionisti, detta in modo molto spiccio. Ma si tratta di tutte quelle serie di cose che facciamo, sì per la nostra famiglia, sì per i nostri figli se ne abbiamo, ma anche per noi stessi, in generale per la nostra comunità, per le persone che ci stanno intorno. Il fatto stesso che una persona possa andare a lavorare è perché dietro c'è un lavoro di riproduzione sociale, perché abbiamo dovuto prepararci da mangiare, stare dietro la nostra casa, se abbiamo figli stare dietro i nostri figli, se abbiamo genitori stessa cosa, ma anche compagni, amici, parenti, le comunità che frequentiamo, eccetera. E tutto questo lavoro che c'è dietro è un lavoro vero e proprio perché ha un costo, sia in termini di denaro, che di tempo, pensate al costo che può avere, anche se sia una persona single, prendersi cura di noi stessi, anche solo il fatto di comprarsi i vestiti per poter andare al lavoro ha un costo, il fatto di poter essere pronti alla mattina ad andare ha un costo e così via. Questo costo però non viene mai preso in considerazione, anzi non viene neanche chiamato lavoro, tutto questo lavoro, ma visto che la maggior parte delle volte questo lavoro di riproduzione sociale viene fatto dalle donne, è stato completamente relegato sotto al termine cure domestiche o quello che è, e invece di essere pagato con i soldi o di essere comunque remunerato in un qualche modo, cade anche qui sotto il grande ombrello dell'amore, delle cure, perché è stato deciso che noi donne siamo più affettuoso, quello che è, e di conseguenza sta a noi sobbarcarci questa cosa, stare zitte, eccetera. Ma qui c'è una contraddizione perché il surplus di quello che è il lavoro sociale non viene paradossalmente sfruttato, utilizzato, immagazzinato da chi lo fa, ma di nuovo diventa profitto di qualchedun altro, perché tutto ciò che contribuisce alla riproduzione sociale va a confluire nel lavoro che noi facciamo perché qualcun altro possa avere profitto.
Tutto questo per dire cosa? Che nel momento in cui ci rendiamo conto e accettiamo il fatto che con femminismo non si intende banalmente e soltanto la parità fra i sessi, ma si intende un qualcosa di più universale, più grande di così, che tocca tutti gli aspetti della società, ed ecco perché il femminismo è per tutti e non solo per le donne. Non si riuscirà a cambiare niente. Perché mi sono soffermata sul concetto di riproduzione sociale? Perché secondo me è un buon esempio, e infatti è un aspetto su cui insistono molto le autrici, di come un problema che esiste a livello pressoché globale si colleghi, alla politica, all'economia, come si dice? Anche all'ambiente, a tantissimi aspetti a cui magari non pensiamo. Però pensiamo al fatto del sistema appunto neoliberale a cui si oppone il femminismo per il 99%. È un sistema che è andato ad intaccare anche la riproduzione sociale. Perché? Perché nel momento in cui il sistema neoliberale va ad attaccare lo Stato, e quindi lo Stato deve sottostare a determinate regole economiche e basarsi quindi sul debito, è chiaro che anche gli aspetti che prima erano assistenziali, come il fatto di avere una pensione più o meno assicurata, il fatto di avere assistenza sanitaria gratuita, istruzione, eccetera, sono tutti aspetti che stanno andando a crollare. Magari in Italia lo sentiamo di meno, perché da noi non è così normale in un certo senso indebitarsi per proseguire gli studi, non abbiamo l'assicurazione sanitaria, però insomma stiamo vedendo anche noi gli effetti dell'austerity, stiamo vedendo anche noi l'effetto di un sistema comunque basato sui debiti. Basti pensare alla crisi dei mutui, ad esempio, che è cominciata in America, ma in un certo senso vediamo anche noi questi effetti. Ma pensate a paesi come gli Stati Uniti o anche solo qui in Regno Unito, il sistema sanitario nazionale è veramente alla canna del gas. Gli studenti si indebitano, ma poi non trovano lavoro e quindi hanno un debito che non riescono a ripagare e ti cambiano gli interessi dall'oggi al domani. Quindi c'è tutto un sistema, ripeto, economico, neoliberale, che va a intaccare anche lo Stato, che a questo punto va a smantellare questi piloni che erano un aiuto nei confronti dell'aspetto appunto della riproduzione sociale, di nuovo scaricando tutte queste responsabilità, tutto questo lavoro di nuovo sulle persone, perché nel momento in cui lo Stato non mi dà una mano, non mi aiuta, ma queste cose mi servono per andare avanti o per occuparmi delle persone a cui tengo, è chiaro che devo fare qualcosa io. Ecco allora che diventa più chiaro come tutti questi aspetti che ho citato prima, quindi l'ambiente, la politica, ma anche il razzismo, il colonialismo, l'omofobia, eccetera, siano tutti intrinsecamente collegati, perché se il neoliberalismo va a dettare legge su tutti gli aspetti della nostra vita, non c'è modo che noi si possa uscire da questo sistema senza distruggerlo, perché nel momento in cui continuiamo a sottostare alle sue regole non cambieremo mai niente. Un esempio di questo sono, come dicevo prima, quelle pratiche aziendali per cui ci si vanta di aver, non lo so, smesso di mettere le cannucce di plastica nelle mense aziendali e poi magari si continua a inquinare come se non ci fosse un domani. Ti riempi di belle parole, fai un'azione così che in teoria pulisce un po' la coscienza generale, ma in realtà non stai cambiando niente, sei comunque sottostando a quelle regole per cui l'ambiente è un qualcosa che puoi sfruttare all'infinito, come se fosse un rubinetto da cui continua a uscire acqua, e al tempo stesso che tu puoi trattare come anche un bidone continuo dove puoi continuare a buttare tutto ciò che non ti serve più, come se non ci fossero delle conseguenze. Oppure a livello politico è inutile pensare di poter sconfiggere il fenomeno dei femminicidi buttando qualche legge qua e là che va a inasprire le pene, se non fai nulla per cercare di cambiare la cultura e cercare di far passare il messaggio che la cultura dello stupro esiste e può essere combattuta, ma deve esserci uno sforzo a livello sociale. Mettere delle pezze senza andare a cambiare il sistema non porta a nulla. Ed ecco perché, ricollegandomi all'inizio, le autrici parlano della reinvenzione del concetto di sciopero, partito appunto dallo sciopero delle donne nel 2018.
Perché lo sciopero è un mezzo veramente universale, non è un qualcosa che appartiene a una determinata frangia della popolazione, non è un qualcosa che appartiene a una determinata organizzazione o sindacato, è un mezzo veramente universale e che può unire tutte le persone. Si sta vedendo comunque in questo periodo come si stia formando una sorta di nuovo attivismo. Vediamo ad esempio Extinction Rebellion, ci sono persone di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, è la dimostrazione del fatto che appunto nel momento in cui si vuole fare qualcosa e cambiare il sistema, non c'è una parte di popolazione che vale di più di un'altra o che è rappresentata di più di un'altra, se l'obiettivo è comune e riguarda tutti, riguarda tutti. E quindi niente, spero di avervi convinti a leggere questo libricino perché secondo me, ripeto, appunto, a differenza del manifesto della Crispin, ti lascia con molte più idee, con molti più strumenti anche per informarti, ma anche strumenti per mobilitarti in prima persona. Ti dà esempi pratici, come appunto, l'aspetto, ad esempio, sulle leggi carcerarie. Non mi ci sono soffermata perché ovviamente non è che posso, riassumere tutto il libro, però ci sono molti aspetti molto interessanti su quel concetto che dicevo delle leggi che vengono così buttate lì per cercare di tamponare qualcosa, ma che in realtà non vanno a cambiare niente, non vogliono cambiare il sistema. Parla molto anche di razzismo, del nuovo tipo di colonialismo che sta avvenendo nel sud del mondo. L'ho trovato veramente una lettura illuminante e spero che possa interessare anche a voi. Se lo avete letto, fatemi sapere e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!